La cosa che mi ha colpito di più è stato il giorno dei funerali, il silenzio assordante che c'era qua a Brescia. Il silenzio. Questo filmato dei funerali delle vittime di Piazza della Loggia, a più di 40 anni di distanza, arriva a noi, silenzioso. La pellicola 8 mm imprime le immagini, ma abbandona i suoni a quel passato distante. È un silenzio che ci interroga e ci costringe ad immaginare. Quali sono le emozioni, il misto di dolore e rabbia, forse paura, che questi uomini e queste donne vivono in quella piazza gremita? Le lacrime, i discorsi, i fischi, i rintocchi della campana. Il silenzio interroga la nostra memoria. Solo le parole di chi era presente in quei giorni di fine maggio del 1974 ci aiutano a ricostruire una trama di significati per queste immagini mute. E la parola bomba non fu pronunciata subito, ma stranamente dopo un quarto d'ora, 20 minuti, non c'era mica i cellulari, non ho mai capito come diciamo la parola arrivò. Scendemmo in piazza con gli insegnanti, trovai mio padre che ero lì, ci abbracciammo ed è il ricordo di un ragazzino, avevo 16-17 anni, e come questo fatto a Brescia cambiò la storia di tanti di noi, assolutamente. Quello che vorrei raccontare io è questo, non tanto di essere stato a 50 metri lì dove c'era Lanzanici, ma quello che sia stato un momento prima, perché in fabbrica, la CGL in particolar modo, perché la GUIL non c'era e la CIRS era marginale, comunque era d'accordo con noi, avevamo vissuto momenti di tensione già anzitempo, perché la piazza arriva all'ultimo momento in pratica. Dal 63, che io sono andato a lavorare a nave, noi siamo stati tartassati ogni giorno perché non c'era esperienza sindacale, perché i padroni erano i padroni, e però questo ci ha fatto riflettere a tutti che bisognava cominciare ad organizzarsi, perché poi quando ci siamo assieme al sindacato fatti un'idea di cosa vuol dire occuparsi della dignità della persona. Abbiamo capito che era difficile, ma bisognava farlo. E da lì abbiamo conosciuto i fascisti, dal 63. Mi ricordo, io ero allora un giovane delegato, però partecipai attivamente alle discussioni che precedettero la decisione di fare uno sciopero contro l'agitazione fascista. Lì non si trattava di fare lo sciopero per l'aumento del premio di produzione, per le qualifiche o sui tempi, sulle tariffe di lavorazione, ma marcare il fatto che il sindacato scendeva in campo col massimo della potenzialità, ossia lo sciopero generale a Brescia provincia contro il fascismo. Noi abbiamo costruito una comunità nelle nostre fabbriche. E di lì per la prima volta noi si andava ai consigli, i consiglieri comunali erano i miei padroni, nel mio paese. Da quei momenti qualcosa ha cominciato a cambiare, ma perché è cambiato nella gente. E cambiare nella gente vuol dire che abbiamo preso coscienza che oltre a farsi valere dentro bisognava comunque andare fuori a predicarle queste cose. Cioè fargli capire cosa succedeva nelle nostre aziende. Il mondo del lavoro, i lavoratori stavano alzando la testa, e il risultato appunto di quello che è avvenuto anche nel referendum sul divorzio dimostrava il vento di cambiamento che si voleva determinare, ed è evidente che la strategia della tensione e le stragi sono servite esclusivamente a fare in modo di indebolirci.
anch'io sono estremamente convinto che la questione del referendum sul divorzio dal punto di vista politico abbia marcato quella fase, che quella era la stagione nella quale si stavano consolidando i consigli di fabbrica, era la stagione immediatamente successiva al contratto del 73 ai metalmeccanici, che era il contratto dell'inquadramento unico, che aveva cambiato molto anche dal punto di vista sindacale, e quindi è una stagione che ha prodotto una reazione che poi ha trovato il suo culmine con la strage. Ma la gente vi viene a salutare come può. Così recita il canto anonimo che appare sulle pagine di Brescia Oggi del 1 giugno 1974. Il giorno precedente si sono svolti i funerali delle vittime della strage. Centinaia di migliaia di persone si sono radunate e hanno intrecciato petalo per petalo un enorme tappeto di fiori. La città tutta, i lavoratori dalla provincia, così come da tante altre città d'Italia, hanno dato l'ultimo saluto ai compagni uccisi dalla bomba fascista e di Stato. Giulietta Banzi, Livia Bottardi, Alberto Trebeschi, Clementina Calzari, Euplo Natali, Luigi Pinto, Bartolomeo Talenti, Vittorio Zambarda. 8 le vittime, 8 i rintocchi che risuonano ogni anno, in quel giorno, alle ore 10:12 dalle campane della piazza. 8 gocce di quella pioggia incessante e battente che cadeva su Piazza della Loggia quando la bomba esplose. Si decise che in quella fase, per chi era stato colpito, che la piazza sarebbe stata nostra. È stato un atto che ha segnato, che ha qualificato anche per dopo 10 o 15 anni, come dire, questa cosa qui, secondo me, ha cambiato il segno del sindacato bresciano nel suo complesso. Almeno per i successivi 3 o 4 giorni alla strage c'è stato un grandissimo movimento, soprattutto nelle fabbriche. Scioperi continui, presidi dalle fabbriche anche durante la notte. Si fece una grande assemblea con una presenza molto partecipata e ovviamente anche molto sentita, perché in quel momento i sentimenti che agitavano le persone erano molteplici. C'era all'interno e sui cancelli delle aziende una discussione davvero che interessava tutto il territorio, tutto il paese. In quel caso io lavoravo a Gardone Valtrompe nel gruppo Beretta. L'altro elemento è la contestazione, i fischi, cioè del fatto che tutti erano consapevoli che quella strage è una strage di Stato all'interno appunto la Corte di Cassazione l'ha confermato in modo esplicito, i servizi segreti. E poi ricordo perfettamente il giorno dei funerali, la contestazione che, bene o male, non è stata, credo, orchestrata da nessuno, ma è stato un elemento spontaneo, una protesta davvero che è nata dal basso nei confronti dei vertici delle istituzioni, perché una cosa così, così eclatante, così grave, così grande, insomma, aveva colpito profondamente, diciamo, i sentimenti del popolo. Il giorno dopo, per esempio, della strada, ero lì che facevo il servizio d'ordine lì per sistemare le corone che arrivavano, i fiori e così via. E mi ricordo che avevo in quel periodo avevo 2 nipoti che avevano 6 anni, perché erano nati dal 68, nel 74 avevano 6 anni. Mi ricordo che ero lì, voglio dire, a sistemare queste cose, e mi arrivano lì, che erano 2 gemelli, arrivano lì e mi prendono le mani e mi dicono: ma zio, ma quanti fiori che ci sono? E io ricordo, fortunatamente questi fiori saranno quelli che ci salveranno. In quel momento non avevo, avrei voluto piangere davvero in quel momento, che è cosa che non avevo mai fatto.
sembra quasi che quella del 28 maggio sia stata costruita come una trappola, cioè il fatto di aumentare il livello di tensione, di preoccupazione per poi poter colpire quello che era il soggetto allora più forte. Credo che il sindacato nel suo insieme abbia rappresentato comunque una risposta a tutti i livelli di grandissima qualità, di grandissimo spessore. Ed è evidente che dal punto di vista della strategia della tensione, dei servizi deviati e del neofascismo risorgente, quello del sindacato fosse, tra virgolette, l'avversario da colpire. Io credo sia altamente attuale parlare di queste cose e a Brescia, di Piazza della Loggia, perché allora si ferì il lavoro per rendere la democrazia più debole. Oggi il lavoro è ferito e ci consegna una democrazia più debole. È un tratto che abbiamo percorso con diverse storie, insomma, ciascuno di noi ha fatto il suo percorso, però questa centralità del sindacato ha garantito più di altri degli elementi di democrazia. Le esperienze, le cose che qui sono state indicate non solo raccontano, ma dicono anche che è possibile fare delle cose. Questo è il tema, io credo, di non disperdere la memoria. Poi naturalmente vanno attualizzate rispetto ai processi che sono in atto, rispetto alle situazioni che sono in atto. Così come allora fu il mondo del lavoro e quindi il movimento sindacale capace di svolgere una funzione che ha unito la conquista di diritti sociali come lo statuto fino alla conquista dei diritti sociali e civili come fu anche il referendum. Oggi, da un certo punto di vista, noi siamo di fronte al fatto che diritti sociali, intesi diritti nel lavoro, sono stati radicalmente messi in discussione cambiando le leggi, oltre che i contratti che avevano garantito quei diritti. La situazione di oggi è talmente pericolosa che sono riusciti a rimettere in campo i fascisti. Sono stati sdoganati. Succedono cose oggi che un tempo la gente avrebbe reagito, eccetera. Sono stati sdoganati. Casa Pound partecipa alle manifestazioni della Lega facendo tutte le cose terribili di questo mondo. Il sindacato in questa situazione, nel trasmettere la memoria, io credo che sia l'unica struttura che può tentare di essere un baluardo democratico da cui ricostruire anche qualsiasi prospettiva progressista nel nostro paese. Per me la giornata di oggi, l'ho detto anche a Silvia, voleva essere non solo un elemento di rispetto, diciamo così, verso chi ha vissuto e ha gestito quei giorni lì, no? Ma vuole essere anche come attualizziamo quella memoria, come utilizziamo quella memoria, cosa ci serve per affrontare i problemi che abbiamo oggi e quale può essere un'azione sostanzialmente che noi mettiamo in campo.